invece il bilancio di una iniziativa denominata Cucine Aperte. Si è conclusa con numeri importanti l'iniziativa denominata Cucine Aperte. 4 territori del gusto, 20 cuochi, 20, 2 produttori di vino e olio extravergine, 100 turni di visita e laboratorio, oltre 1500 partecipanti. Questo è il bilancio della seconda edizione di Cucine Aperte, l'evento organizzato da Tirso Media lo scorso weekend per il consorzio La Puglia è Servita. Una festa della gastronomia d'eccellenza in cui viaggiatori gourmet, appassionati e semplici curiosi sono entrati in contatto diretto con gli alti standard qualitativi dei soci del consorzio, riscoprendo la dimensione più autentica del mangiar bene. Anche per questa edizione ogni struttura ha dedicato a un prodotto nel piatto la propria preparazione di benvenuto, permettendo ai visitatori così di assaggiare le diverse tipicità di ogni territorio. Un omaggio al ricco patrimonio di eccellenze enogastronomiche di Puglia, arricchito dalle degustazioni di vino e olio extravergine a cura dei produttori del Movimento Turismo del Vino Puglia e di Buona Terra, Movimento Turismo dell'Olio di Puglia. Come bolle in pentola e non cosa bolle in pentola, quindi non l'effetto finale o non soltanto l'effetto finale, il piatto pronto, ma come si arriva alla preparazione del piatto, quali tecniche si usano, quali strumenti si usano, quanta passione e quanto amore ci mettiamo nella preparazione dei piatti. Non sempre si ha la possibilità di capire i segreti della cucina e anche di entrare nelle cucine di chi ci ospita. C'è un lavoro di passione, c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di preparazione, c'è un lavoro di precisione nelle preparazioni, conservazioni, c'è tutto un lavoro importante dietro. Il prodotto che abbiamo scelto è la barbabietola, abbiamo deciso di fare questo piatto che si chiama Deep Purple, un po' per onorare la musica rock e poi anche per evidenziare il colore porpora profondo della barbabietola. È un piatto fatto con dei crauti di cavolo rosso e finocchietto selvatico, un'emulsione di barbabietola cotta sotto la cenere e poi delle fettine di barbabietola cruda che è stata messa a macerare con un aceto giapponese leggermente affumicato. Quindi un piatto fresco e probiotico, quindi anche salutare, che è un po' la base della filosofia della nostra cucina.